avanzi da estrattore non si buttano via, mai. Oggi li riutilizziamo per fare le barrette ai cereali con gli avanzi da estrattore. Abbiamo bisogno di 400 g di avanzi di frutta e verdura da estrattore, 80 g di fiocchi d'avena, 25 g di semi di girasole, abbiamo bisogno di 10 g di sesamo bianco e 20 di riso soffiato. Mettiamo i residui dell'estrattore. Se volete rendere più dolce il tutto, potete aggiungere un po' di sciroppo d'agave. E poi aggiungiamo i semi oleosi, questi fanno tanto bene perché vi danno un sacco di omega 6, i fiocchi di avena, il riso soffiato e poi un po' di sesamo. Mescoliamo il tutto per bene. Per questa ricetta utilizzeremo l'essiccatore. Prendiamo una piastra e ci adagiamo sopra un foglio di carta per essiccatore e iniziamo a preparare delle mattonelle. Prendete le vostre mattonelle, ne fate quante ve ne sono uscite, potete fare anche più piastre. Poi aprite l'essiccatore, infilate la piastra all'interno, lo chiudete e impostate uno dei programmi. Ci servirà un programma da 40 gradi, in questo caso il nostro T3, quindi potete selezionarlo in questo modo e poi lo avviate. Lo fate essiccare a 40 gradi per 24 ore e dopo 12 ore tirate fuori la mattonella e la porzionate in modo che non si sgretoli e sia a metà secca. Il risultato sarà questo. Io le ho porzionate e sono uscite queste barrette, sono estremamente croccanti, avete visto, e anche in bocca si sente molto la loro croccantezza, interessanti dal punto di vista reologico e soprattutto fanno estremamente bene al nostro intestino per la loro fibra.